un nuovo brand, borse a 360 gradi. Sì, borse a 360 gradi, borse donna, borse uomini, borse che possono essere date soltanto a persone che hanno un gusto, una qualità d'eccellenza come le nostre, insomma. Vogliamo utilizzare un target medio-alto, insomma. Dove le possiamo trovare in vendita? Beh, spero nelle migliori boutique. Questa è la presentazione, il lancio, quindi speriamo nelle migliori boutique. Buonasera a tutti, siamo qui stasera appunto per la presentazione e il lancio di questo brand di borse che si chiama Elise, e sono molto contenta, insomma, di essere qui, perché penso che si avvicini anche molto a me come donna. Cosa ha apprezzato di queste borse? L'eleganza. Quello che si evince soprattutto è l'eleganza e la raffinatezza e la cura del dettaglio, che è una cosa per noi donne molto importante. Un evento targato Diego Di Flora, un successo assicurato. Beh, tu mi vuoi bene, cioè, quindi questa cosa sembra, capito, quasi retorica. Però è un evento organizzato in una location importante, perché è un brand raffinato, elegante, che ha scelto Napoli per il suo lancio, quindi non poteva, diciamo, io non potevo che scegliere una location migliore. Sono molto onorato di essere, diciamo, a lavorare qui stasera per loro, perché è un lancio, ed è un lancio fatto nella nostra città, una città, diciamo, che sai benissimo, io da anni cerco di portare un po' di moda a Napoli, e questo è una fetta di moda che arriva a Napoli stasera. Innanzitutto, cosa hai apprezzato di questa collezione? Sicuramente la prima cosa che ho notato è l'eleganza. È una linea molto elegante, è creata con materiali naturali e mi ha colpito per questo. Che differenza fa in una donna una borsa? È un dettaglio che fa la sua differenza, insomma, è sempre importante. Noi la riempiamo di cose per noi importanti, dettagli che fanno la differenza anche davanti alle, insomma, a vari eventi, a varie situazioni, insomma, in cui ci troviamo a cosa non deve mai mancare in una borsa? Una penna, un rossetto, un po' di cipria, va? Senti Laura, un brand che rispecchia uno stile funzionale, dinamico, di personalità, si parla proprio con l'art director. Quanto ti rappresenta e ti rispecchia nell'anima la personalità soprattutto? La personalità in una persona in generale, ma in una donna, è tutto, e comunque ribadisco che per quanto mi riguarda mi ha colpito tantissimo l'eleganza di questa linea. Okay. Zappa sui piedi da sola, perché comunque Vanitas è stata rappresentata da Belen Rodriguez, da Maddalena Guinea, me la do sui piedi da sola in questo momento, e dico che io vorrei indossare un abito Vanitas, va bene? Faccio un atto di coraggio. Quindi proseguiamo con la nostra sfilata, queste bellissime borse, con l'ultimo momento di questa sfilata, prima poi di presentarvi colui che rappresenta il brand Elise e l'ospite d'onore, che è una donna bellissima. Ma questo verrà tra pochissimo, per adesso il terzo momento della nostra fantastica sfilata di questa sera. Thank you.
vorrei anche aggiungere che ovviamente dietro l'organizzazione di un evento del genere ci sono tantissime persone che lavorano affinché tutto possa essere perfetto. E a questo proposito volevo dire che l'evento è stato organizzato da Eventi Mediterranei di Fabio Piantedosi e Maria Di Cagno, che la coreografia è di Pasquale Esposito, lo stilista Gino Serrao, il make-up Eleonora Arancino, hairstylist Idola, flower design Alfredo De Rosa e gli allestimenti di Pasquale Saggese. Grazie. Grazie ancora. Il momento di conoscere colui che rappresenta il brand Elisse e fare quattro chiacchiere con lui per capire un attimino, insomma, da dove nasce un po' il tutto, no? L'idea, da dove nascono queste meravigliose borse. Quindi io chiamerei qui accanto a me il barone Fabrizio Mechi. Eccolo qua. Vuoi raccontare un po' che cos'è Elisse? Beh, sicuramente una stupenda idea, un'idea che nasce da tanta passione, passione per la proprietà, passione per le borse, passione per un gruppo di persone che ci credono, delle persone splendide che hanno creduto in loro stessi, nelle loro capacità, nella loro professionalità. Delle persone che hanno sicuramente un gusto enorme e quindi sicuramente va tutto il nostro applauso, il nostro ringraziamento, perché la serata è sicuramente dedicata a loro, quindi un forte applauso a loro. Io, Napoli perché? Sono stata, io mi onoro di rappresentarli e va tutto il mio ringraziamento, perché sono delle persone di cuore e splendide e quindi vi auguro tutto il successo che questo brand merita e merita loro. Quindi è un brand, per tornare a questa splendida borsa, questa bellissima collezione, è una collezione che spero vi sia piaciuta. Noi abbiamo cercato di unire l'eleganza, la tradizione italiana, l'innovazione e quindi dare alla nostra Italia un made in Italy, veramente made in Italy, con prodotti veramente d'eccezione. E quindi spero che la serata sia stata il nostro per voi. Assolutamente, dagli applausi direi proprio di sì. E perché sceglie Napoli? Beh, era secondo me forse banale, Roma, Napoli, altre città. Napoli è una città stupenda, Napoli ha una tradizione, una pellegria che è sicuramente del tempo. Poi l'eleganza di Napoli è un'eleganza che si sposa con il nostro brand, si sposa forse un minimo anche con la mia persona, si sposa con questo bellissimo luogo che ci ha accolto. Ed è quindi vi volevo anche ringraziare Marco e Anna Maria che ci hanno accolto, il tuo staff di questo splendido hotel, che sono stati veramente all'attenzione della serata e ci hanno permesso di godere al meglio la serata stessa. Grandissimi complimenti allora, ancora, un connubio perfetto. Però manca una persona accanto a noi. Io prima parlavo, quando ho aperto la sfilata, del fatto che insomma il brand Elisse fosse rappresentato, si ispirasse ad una donna forte, di gran carattere, libera e indipendente. Io aggiungerei una delle donne più belle che abbiamo in Italia, oltre che brava, la tipica bellezza italiana mediterranea. Non è stata scelta a caso. Quindi è assolutamente una scelta voluta e io direi azzeccatissima. Ecco qui la bellissima Laura Torrisi. Una bellissima location, vi devo fare i complimenti, degna del marchio,
che è assolutamente elegante, te l'ho ripetuto per tutta la sera e continuerò a ripeterlo. E vi auguro tutta la fortuna possibile e immaginabile, vi faccio un grande bocca al lupo perché ve lo meritate, c'è un grande lavoro dietro, capito? C'è un grande lavoro da parte di tante persone, fatto di impegno e tempo, è la cosa più preziosa che abbiamo, quindi bocca al lupo, davvero sincero. Grazie a tutti quanti voi per la serata, sono stata molto contenta anche di aver conosciuto Laura meglio di persona, che è una madre e una donna bellissima. Vi rinnovo i ringraziamenti e però devo fare una cosa in pubblico perché non è finita qui, vero? Sì, intanto prima di fare questo gesto volevo unirmi e ringraziarvi per aver condotto questa serata in maniera splendida. Volevo ringraziare tutti gli ospiti che sono stati qui questa sera, i giornalisti, i fotografi, i cameraman, le boutique, per chi ci ha permesso di stilare, il nostro stilista che ci ha onorato dei suoi abiti, tutti, veramente tutti, i nostri ospiti, il nostro stilista da Claudio Greco che è venuto, tutti sarei veramente... Vi vorrei ringraziare tutti. Ringrazio Maria per il tempo che ci ha dedicato, per le lunghe lottate che abbiamo fatto per organizzare questa serata, che non so da domani sera come farò a non ricevere o non fargli le telefonate. Vorrei ringraziare Diego per la pazienza che ha avuto, Fabio, veramente tutti. Spero di non dimenticare nessuno dello staff, Mario, tutti quelli che hanno collaborato questa serata. Ci tenevo particolarmente. È stata veramente una grande serata insieme a tutto lo staff del nostro brand. E adesso vorrei con piacere, e chiedo ai ragazzi se posso fare questo gesto, vorrei regalare, e ho cambiato di corsa perché da buon psicologo ho cercato di capire i gusti della nostra Leonora. E avevamo scelto un'altra borsa, ma avevamo capito che quella che piaceva a lei era questa. Quindi vi omaggiamo al nostro per la borsa. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Io la mia l'ho ricevuta prima, per par condicio lo dico, perché sennò sembra che a te l'ha donata, a me no, ce l'ho anch'io. C'è una persona a cui manca una borsa uomo, che è Diego Di Flora, e mi ha chiesto assolutamente di ribadirlo in pubblico affinché fosse fatto una specie di patto, di modo che il barone Vecchi non si potesse ritirare da regalargli questa borsa. Mi ha sponsorizzato tutta la sera, cioè tutto il pomeriggio, c'è cioè ogni uscita di un modello, è stata una cosa, non lo volevo dire, ma è stata una cosa pazzesca, dov'è? È là. Ti nascondo. Diego, dove sei? Vieni vicino a me. Vieni Diego. Guarda, è stata addirittura in pubblico se ne è fatta promettere. Grazie a voi. E niente, io mi unisco ancora alle ringraziamenti, specialmente a Diego Di Flora, che è un grande amico, a prescindere insomma dalla borsa, una persona eccezionale e meravigliosa, senza la quale io stasera non sarei stata qui. E niente, buona serata a tutti ancora, le ultime parole al proprietario. Però un ringraziamento anche a questi bravissimi ragazzi e ragazze che hanno partecipato al nostro lavoro. Un applauso, per favore, un applauso, perché loro sono stati professionali e bravissimi. Complimenti. Scusate, ma mi sembrava doveroso. Ti do l'ultima parola a te. Ma io ho già ringraziato dell'ospitalità e della bellissima serata, quindi ringrazio ancora e rinnovo i saluti a tutti. Buona serata, buona continuazione.